premiata questa sera, Laura Chiatti, che è una visione, glielo stavo appena... Grazie mille, grazie. Laura, che ha significato per te questa immagine così iconica, così importante come quella di Anna Magnani? È impegnativa come domanda. Beh, Anna Magnani è proprio insomma l'icona per antonomasia a livello proprio di sì, professionale, ma anche artistico sotto tutti i punti di vista. Quindi anche se non sono romana, chiaramente ho sempre colto la sua vera insomma essenza, che è quella della schiettezza, della veridicità, che ha sempre trasmesso in maniera così immediata e potente attraverso i suoi film. Quindi sono chiaramente onorata di poter ricevere questo premio, che sicuramente è un premio di incoraggiamento per noi attrici, soprattutto per me, e di insomma affetto e di accoglienza. Mi viene anche in mente l'ultimo tuo personaggio, Rosalia, è un personaggio completamente distante, è stato un personaggio intenso, difficile, forse veramente sei scomparsa dentro questo personaggio, un personaggio che ti ha dato tanto. In tutti i sensi, proprio mi sono risucchiata, no? Anche fisicamente ero abbastanza provata, no? Psicologicamente e fisicamente, perché poi vedendolo e leggendo la sceneggiatura, anche se avevo già visto la serie francese, non riuscivo proprio a comprendere poi l'impegno e la difficoltà del personaggio, però mi piaceva talmente tanto che mi sono messa in gioco, cosa che non faccio mai, e devo dire che sono poi rimasta molto soddisfatta, perché tutto l'impegno si è poi visto e quindi mi ha fatto molto piacere trasformarmi in questo modo. Congratulazioni ancora per questo premio, buona serata e buona premiazione, Laura Chiatti. Grazie a tutti voi.